Ciao, questo sono io. Mi chiamo Fabio e ho 35 anni. Vabbè, qualcuno in più, ma non è questo il punto. Ho una moglie, due figli, una casa ed un lavoro che tra qualche soddisfazione e grossi mal di pancia mi permette di vivere in modo più o meno normale. Sono una persona come tanti e come tanti, certe volte mi sento come una piccola pedina schizzata che si muove su una scacchiera precaria, eternamente in bilico alla ricerca di un equilibrio che sembra non arrivare mai. Mi sento talmente indaffarato e affogato nelle frenetiche attività quotidiane, tanto da non avere più il tempo per nulla. Ma io, per vivere bene, ho bisogno di sognare ed avere un nuovo progetto su cui lavorare. A dispetto di tutto il progresso tecnologico vissuto in questi anni, sono uno che vive in perenne ritardo rispetto a tutto il resto del mondo. Oggi abbiamo macchine potentissime, ma siamo ingolfati nel traffico. Computer super veloci che dovrebbero aiutare ad evolverci, ma che invece ci stanno facendo completamente rimbecillire. Telefoni dai poteri miracolosi che ci tengono costantemente connessi, ma dei quali ormai siamo completamente schiavi. Abbiamo la possibilità di comunicare con chiunque, in ogni momento ed in qualunque parte del mondo, ma siamo talmente presi da mille altri pensieri che abbiamo perso la capacità di ascoltare. Avete presente quella sensazione di parlare e nello stesso tempo essere certi di non essere capiti? Solo perché chi vi sta ascoltando sta pensando a qualcos'altro, magari giocando con il suo cacchio di smartphone. Ma non vi sembra di vivere un controsenso? Ed è da questa considerazione che spesso avverto l'estremo bisogno di rifugiarmi in qualcosa che mi riporta apparentemente inutile e che mi porti via molto tempo. Una sorta di rivoluzione personale contro il tempo, insomma. Vabbè, adesso basta con i pipponi sul senso della vita e robe così, e andiamo al sodo. Se siete arrivati fin qui, probabilmente è perché volete sentire due parole su quello che è stato il trail del Monte Castro. Allacciatevi le stringhe allora, che tra poco si parte. Vi ricordate di questo losco individuo? Si chiama Marco e ci siamo conosciuti durante la Ultra Belicus. È anche quello che mi ha consigliato di correre le porte di pietra. Insomma, iscrivetevi al mio canale YouTube e non ci sarà bisogno che io vi dica queste cose. A dire il vero, di lui non so assolutamente nulla, ma un appuntamento alle 4 di mattina per andare insieme verso Andorno Micca, che si trova in provincia di Biella. Da qui parte il trail del Monte Castro, la festa del trail per gli addetti ai lavori. È un percorso di 46 km per 2200 metri di dislivello che si snoda nelle prealpi biellesi, lungo un percorso molto panoramico. Se avrete la fortuna di trovare una bella giornata, i colori dell'autunno vi riempiranno gli occhi, la mente e il cuore. Possiamo dividere questo trail in tre parti. Le salite non superano mai i 500 metri di dislivello relativo, caratteristica che rende questa gara ideale per chi corre davvero, non certo per noi che siamo qui giusto per la birra e i ristori. La prima salita è verso il Bocchetto Sessera, da qui si scavalla nell'Oasi Zegna, un vero paradiso terrestre grazie al panorama che si può godere attraversando i suoi bellissimi boschi. Da qui, dopo un lungo giro che passa attraverso alpeggi dove il tempo sembra essersi fermato, si ritorna verso Bocchetto Sessera, da dove si scende in Valle Strona, prima di affrontare l'ultima salita che permette poi di scavallare verso Andorno Micca. Il bello di questo sport, se così si può chiamare, è che in realtà non è uno sport. È un cammino, una specie di viaggio, lungo il quale hai la possibilità di incontrare tanti nuovi amici. Lui per esempio è Michelozzo, che è qui con la moglie Monica, e ci faremo compagnia fino all'arrivo. Il primo per Andorno è già passato.
E qua mi sa che devo tagliarla. L'audio. Puoi anche dire cose compromettenti, taglio tutto. Prego. Ma dunque, amo molto mia moglie, mi scherzo che non sia con me, ma so che appoggia il mio stile di vita. Certo, pensavo di comprare un anello. Va bene. Un tavolino, due sedie. Se c'hai anche un po' di grasso te la prendo. Queste sono le cose belle della vita. Voi siete un miraggio, di la verità. Io ho lato a casa che ho fatto. Altri due. Altri due. Prendi, prendi. Capigamando! No, non c'è più il fisico, non c'ho. Ho spazzato. Mi da 20. Vuoi che ci fermiamo ancora un attimo? Allora, noi siamo qua più o meno, no? Adesso sì. Se mi dai un altro bicchiere di vino mi sa che domani Manuela mi viene a cercare qua. Devo arrivare qua e ho meno di 3 ore. Ascolta, prendi un altro pezzo di polenta, dai. No, la polenta no, perché poi mi fa adattare. Ma voi guardate così, lui. Se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Viaggio. Quello che va con la gonna. Ma perché c'è l'accento riconoscibile, è quello che lo frega. Quello. Sali, Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare sono buone. Vai che ci prende, vai che ci prende. Figa. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Dove vi porto? Dove vi porto? Dai fighetta. Quello non la fai vedere, è stronzo, Lo conosco da poco, però gli voglio già bene, guarda. Bello, bello, bello. Mi sono... Il prete vive da corsa. Settimana prossima, no? Copertina, divano, a guardare le palle. La natura. No. Stai a casa su. Oh, figo. Porca troia. C'è chi ormai che ha imparato a sognare. Siamo giudici di gara. Di gara, oddio. La barbera è meglio. Fidati. Fidati che meglio la barbera. Dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Ogni volta che ti vedo, col bicchiere in mano ti vedo. Abbiamo fatto 30 perché arrivare a 31. And her boyfriend too. Questa è l'ultimo ristoro? No, penultimo. Uno su a Un po'. Ma qua c'è... Questo mondo è davvero strano. E troppo spesso non mi piace. Ma tant'è. È quello in cui mi trovo e mi tocca di adattarmi. Io ho bisogno. Ho davvero bisogno di tutto questo. Perché questo è quello che più mi piace fare. E che mi aiuta a ricordare che oltre alle macchine, i computer, i telefoni, internet, nella vita c'è molto altro per cui vale la pena vivere. Come tornare a casa e raccontare questa storia alla mia famiglia attraverso questo video. Come paesaggi che oggi mi hanno riempito l'anima. Un bicchiere di vino,
un pezzo di polenta offerto da un perfetto sconosciuto, due chiacchiere e quattro risate con un nuovo amico. È forse questa la felicità? Io non lo so, ma penso che la strada sia quella giusta. Ventura Boulevard and all the bad boys. We're standing in the shadow, and the good girls are home with broken